Ciao a tutti, ben ritrovati nel canale Slots Velati. Vi ricordo che il gioco che vi ho dato ai minori può causare dipendenza patologica. Video dimostrativi solo per un pubblico maggiorenne. Ben ritrovati. Allora, la Sanremo Games, su richiesta al The Barber, il barbiere, The Barber. Allora, settantello cambiato. Allora, facciamo intanto dei saluti. Mi cade sempre il biglietto. E meno male che... Allora, sono da solo a filmare, ben ritrovati a tutti. Allora, salutiamo Giuseppe da Quarto Napoli, Salvatore Micco, ciao Giuseppe intanto da Quarto Napoli, Salvatore Micco, ciao Salvatore, e un saluto a tutta Termoli, e abitanti compresi, eccetera. Un saluto anche a Giancarlo Narciso, ciao Giancarlo. Allora, salutiamo sempre tutti in generale. Slot della Sanremo su richiesta, non vanno giù i soldi, ma non influisce comunque, o per vuoti. Questa qui ha comunque lo stallo come slot, lo sapete già da tempo. Slot, diciamo, gioco de Barbera a cascata, ecco, cioè che scendono giù i rulli. Buon mercoledì a tutti. Vediamo un po' come si comporta, come andrà questa sessione di gioco. Sempre tutto reale nei video, grazie a tutti, siamo già quasi a 13.000 iscritti al canale, vi ringrazio a tutti di cuore. Allora, vi ricordo sempre bene fare attenzione a queste slot, anche se hanno lo stallo a 60, perché se vanno in assorbimento ci portano via scarpe, vestiti e tutto il resto. Quindi giocarci poco, il resto del caffè è la cosa migliore. Come dico sempre anche per il gioco online, giocate poco piuttosto non giocate, e se proprio volete ci sono comunque i link di siti legali sotto il mio video in descrizione, con un comparatore di siti appunto con regolare licenza ADM, che è la cosa più importante. Però sempre attenzione, perché appunto il motore di pagamento di questi siti, o come sappiamo dal gioco in generale, è un motore di pagamento che non può distribuire al 100% quello che si è giocato. Ovviamente nel lungo periodo vi verrà data comunque una percentuale di gioco restituita, un RTP, e quindi questo è giusto dirlo. Vediamo un po', ci stiamo avvicinando verso una falsa partenza qui. Si spera di no, che ci sia qualche variante improvvisa, se no con le vite e super vite si può comunque tentare di... Cioè, vite e super vite ovviamente c'è lo stallo matematico. La salita di 18 euro. The Barber. Iscrivetevi al canale se volete essere aggiornati dei video e cliccate sulla campanellina per le notifiche. Una vita, due vite, tre vite, cinque
ci vorrebbe la super vite per andare allo stallo. 4 vite, vediamo. Allora, potrebbe essere uno stallo, non è certo, perché 14 può essere ancora poco, però ci proviamo. Potrebbe essere uno stallo, ma vediamo un po'. Sì, perfetto, ok, ci siamo arrivati con una sessione anche qui fortunata, però avete visto il movimento delle vite. Poi la super vita da 14 ha funzionato, anche se alle volte da 14 può essere che li mangia e poi comunque parte dopo. Ecco perché vi ho detto che ci poteva stare il dubbio. Adesso possiamo andare anche a 3, tanto non ci azzera più. Comunque abbiamo inserito anche qui poco, sessione fortunata di questa The Barber. Per chi me l'ha richiesta almeno vede qualcosa di positivo. Lo schema delle vite super vite ovviamente lo trovate sul mio canale YouTube, Il segreto dello stallo, per chi vuole avere lo schema. Ovviamente non tutte le slot hanno questo schema, per cui vale solo per le Sanremo e le Vital Games. Per le Crystal Tech, che hanno lo stallo a 70, non vale il discorso delle vite super vite. Vediamo un po' se vediamo dove la slot vuole arrivare, perché magari uno stallo di 60-70 euro adesso ci riporterà su, come sappiamo. Ok, vediamo dove arriva. Ok, 100 euro maxi win. Andata bene anche questa sessione di gioco, anche se nel video precedente abbiamo perso, però ovviamente se si vince va sempre bene. Vediamo intanto questi 10-20 euro se la slot sarà ancora positiva o meno. Sono punti questi qua ancora non effettivamente sicuri per un altro stallo, ma possono essere alle volte punti di chiusura del gioco, quando la slot sale gradualmente ovviamente. Infatti ci ha azzerato, vediamo ancora. Avete visto che i soldi non andavano giù? Beh, questo è buono, eh? Questo è buono, pagato da 28, potrebbe esserci ancora un altro stallo. Ci proviamo, allora bet 3 adesso, vediamo un po' cosa fa. Probabile un altro stallo ovviamente, anche se sono punti che può comunque azzerare, poi la slot effettua un giro lungo per ripartire poi dopo. Ok, altro stallo, sessione direi molto fortunata anche oggi.
e quindi bisogna approfittare dei momenti fortunati su queste slot. È sempre bene fare attenzione, anche se io sto vincendo, vi ricordo che nel lungo periodo al gioco si perde, siamo perdenti. Stallo raggiunto alla grande. Possiamo andare a giocare tranquillamente perché non ci azzera. Di solito quando scende poi magari può dare anche i 4-5 scatter e ti riporta su, fa sempre grosso modo le stesse cose, sono schemi fissi ovviamente. Scatterino. Bella partita anche questa. Siamo sugli 80. Grosso modo vedo che, ok, ci ha dato il centello ancora, un'altra maxi. Altra maxi win, 200 euro in questa sessione, presi con, credo, una ventina d'euro, veramente con poco. Vediamo se c'è qualcos'altro. Una vita. Mi sa che oggi vado dal barbiere, visto che il barbiere mi ha portato fortuna. Ok, una vita ci ha azzerato, ovviamente. Ci proviamo sempre un vintello. Ormai diciamo che è difficile trovare le slot in pagamento perché soprattutto nelle sale il gioco, diciamo, non è come magari nei tabaccai, nei bar dove ci sono meno slot. Io attualmente mi trovo in una sala e devo dire che sono stato molto fortunato anche oggi. Altri scatter, vediamo un po'. 5 euro. Anche questi sono punti a rischio che possono essere azzerati. Vediamo se all'ultimo tiro c'è qualche vita. No. Quando i soldi vanno giù su queste qui, alle volte veramente, spesso, anzi spesso sono a recupero, mangiano veramente tantissimo. In questo caso non andavano giù, io tante volte, credetemi, le preferisco quando i soldi non vanno giù, per questo motivo, perché possono essere già appunto in pagamento. E difatti è stato così.
adesso vediamo che siamo ormai alla fine di questa sessione, perché il barbiere vuole chiudere, ha finito di tagliarci i capelli. Vediamo, ultimo tentativo. Partita comunque bella. Una vita. Vediamo se ci dà. Se sale da questo momento in poi, dovesse salire appunto in modo graduale, senza vite super vite, sono rimanenze di chiusura della sessione di gioco. E quindi se si arriva tipo a 20 euro, 30, si devono prendere. Ok. Non ha più nulla da darci questa slot. Allora, a questo punto bisogna fare quattro conti e capire quello che sono riuscito a vincere in questa sala di gioco. E adesso andiamo al cambio moneta, cari amici, e vediamo quanti soldi sono. Allora, da solo qua a filmare, perché ok, vediamo un po'. Non c'è la carta. Comunque vado a vedere in cassa. Allora, no, è finita la, però vabbè, fino a 92 mi li dà, ok, me li ha dati fino a 92. Vediamo. Reale cinquantello, vado in cassa. Allora, quando finisce la carta, magari perché hanno già vinto. Effettivamente, vediamo quanti sono il resto. Grazie. Ciao. Totali sarebbero 134. Quindi moneta. Ok. Grazie. Ciao. Grazie. Allora, amici, che abbiamo cambiato 90 euro di là e 130, facciamo 220. 220 meno i 70 euro che avevo cambiato all'inizio, insomma 150 euro puliti li ho vinti, e va benissimo, anche perché poi si sono provati anche i 20 euro
E va bene così, dai, è andata molto bene, mi raccomando sempre attenzione al gioco, vi ringrazio sempre a tutti, ci aggiorniamo allora al prossimo video, vi faccio gli auguri anche di una buona festività per domani, il 25 aprile, quindi rimanete uniti, rimaniamo in famiglia e buon divertimento a tutti. Ciao, un abbraccio, grazie a tutti.